Chi si ricorda gli Squallor? Ciao, giuro per Paolo, ti volevo dire. Ma non sono io lo ripeto, e loro avevano un marchio ingegno, io lo faccio una voce. E il carabiniere? E che carabiniere l'ho già fatto, però sono anche il frontman che è in ballata, non sanno chi sono tre ragazzi che hanno inventato. No, questa cosa va detta. C'è una storia di un personaggio di Jerry che non tutti conoscono, che faceva nei primi anni 90 e poi, diciamo, l'ha preso un po' il Pieraccioni, esattamente. Era avuto un giro strano, perché poi se lo è appropriato altri. Era Vincenzo Fitto che parlava in tipo di questa maniera. E poi dopo Leonardo Pieraccioni ha fatto il Ciro della Marta e tre ragazzi della ballata, che non vogliono far sapere chi sono, hanno creato la pagina 18-9 anni, di cui io sono il frontman, perché noi siamo di Prato, se non siamo toscani noi chi l'ha essere, capite? Vivrate insieme per sempre, perché vai lì, e allora dopo se sto qui, dopo finalmente ora sì, dai, e vivrate insieme! Oh, guarda che vento, Pino, grande Pino! Ma nel piano dei condotto, guarda qua, no, è Eusebio. Vai, fai un giro, dai, fai un giro. Ma poi non me le ricordo tutti, come disse quella alla mamma, fammi lungo che sei piccolo, ci penso da te, e te che tu sei piccino. Io la mia mamma gli ho detto nulla, ma la mia mamma con me è stata premurosa, a me da piccino mi metteva con la culla sull'armadio. Dici, come mai? Ma perché dici, il bambino durante la notte si casca e lo voglio sentire. 40 volte mi ha sentito, la mia mamma mi fa addormentare, non faceva come quell'altro, nina nanna. Mi pigliava in collo e faceva opla, 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 e il terzo opla dormivo, diciamo. Dici, come mai? Boh, c'era il soffitto basso. Però si è cambiato casa, il soffitto era enorme, e la mia mamma, opla, opla. E mi papà, Caterina, che? Tutto pum. Il bambino dorme anche stasera. Grazie davvero, vivano insieme i fratelli docenti.